È successo di tutto e il contrario di tutto ieri in Consiglio Comunale a Giarre. Il regolamento sugli oneri di urbanizzazione passa, ma tra mille polemiche e con un dibattito vivace e intenso. L'emendamento presentato da Tania Spitaleri a nome di tutta la minoranza che prevedeva la riduzione dell'onere al 15% per le attività artigianali viene esteso anche a quelle turistiche, mentre non si è riusciti a trovare nessun tipo di bonus per i fabbricati destinati ad attività commerciale. Praticamente è stato stralciato politicamente l'emendamento di Orazio Scuderi. È andato a vuoto anche il tentativo di mediazione di Francesco Cardillo, che prevedeva una riduzione del 10%, pressoché simbolica, anche per le aree commerciali. Sono stati passaggi convulsi questi vissuti ieri in Consiglio Comunale. La seduta, infatti, era stata preceduta da un vertice di maggioranza voluto dal sindaco Roberto Bonaccorsi, che di fatto ha sconfessato in sede di maggioranza la proposta Scuderi di riduzione del 50% degli oneri su attività commerciali e turistiche, perché non compatibile con il piano di riequilibrio e con la situazione complessiva finanziaria dell'ente. Appena si entra in aula, Orazio Scuderi prende la parola e attacca duramente il primo cittadino sulle nomine dell'ufficio legale. Il sindaco smentisca le notizie di stampa sulla lottizzazione degli avvocati del comune, notizie che se fossero vere sarebbero gravissime, affonda Scuderi. Insomma, il clima si fa rovente e la stessa vicenda del pool legale sembra destinata ancora a sollevare polveroni, con le voci che vorrebbero lo stesso Scuderi coinvolto in una prima fase nelle trattative in maggioranza, ma pare che lui stesso si sia chiamato fuori al momento della scelta dei legali. Non è la prima volta che il furente avvocato attacca frontalmente Bonaccorsi. Per il primo cittadino sta diventando una situazione sempre più difficile da gestire e da fronteggiare. E lì bisognerà capire quanto il senatore Pippo Pagano potrà venirgli in soccorso. Un possibile riavvicinamento di Scuderi all'NCD potrebbe infatti non bastare ad aggiustare un rapporto, quello tra Scuderi e il sindaco, già nato logoro ai tempi della campagna elettorale.